Siamo qui a presentare gli ultimi arrivi. Abbiamo raggiunto questo, fortunatamente, questo nostro obiettivo. Con ragazzi ci auguriamo e sappiamo che sono di valore, che sono motivati, che hanno accettato questo trasferimento, mi è sembrato così veloce, con molto entusiasmo, cosa della quale le squadre di calcio hanno sempre bisogno, quindi siamo contenti, ecco, di avere mantenuto fede proprio a quello che era il nostro programma, e quindi siamo contenti di aver realizzato questo obiettivo. Adesso sta un po' a loro dimostrare che abbiamo fatto bene. Comunque avevamo promesso questo, no? Abbiamo fatto una valutazione della nostra squadra, abbiamo pensato che un uomo per reparto potesse essere indispensabile, che potesse essere un buon modo per equilibrare maggiormente la squadra, e quindi siamo riusciti nel nostro. Grazie a noi, grazie a Cavaliere soprattutto, per dirlo, perché non viene mai dimenticarsi di chi è così vicino alla squadra come il Cavaliere. Ma perché non c'è Briganti? Perché chi era stato annunciato qua? Sì, Briganti, c'è un discorso burocratico dato dal fatto che c'è una rescissione in corso, è stata depositata stamattina, stiamo aspettando la risposta della Lega, che dovrebbe arrivare a momenti. E se arriva fra un quarto d'ora lo facciamo già allenare, se arriva fra mezz'ora lo facciamo allenare. Credo che è una formalità, però, come succede spesso nelle aziende serie, fino a che non c'è, dalle mie parti si dice carta canta, villan dorme, cioè se non c'è la firma non facciamo niente. Però il ragazzo qua sta facendo le visite mediche, lo stiamo, cioè tutto quello che concerne l'aspetto precontrattuale che stiamo facendo, però che ce ne crede di atti. L'approccio l'altra sera alla partita, dopo un giorno e mezzo di allenamento, non era facile, però insomma hai fatto quello che si fa in quei casi qui, hai controllato un po' la situazione soprattutto. Sì, sicuramente, avendo già avuto il mister in passato, un po' era più facile per me, però diciamo che non è mai facile arrivare a fare un giorno di allenamento, non conoscere le caratteristiche dei tuoi compagni e saper giocare nel miglior modo. Però diciamo che durante la partita ho provato a guardare più o meno come ognuno dei miei compagni più o meno giocavano, e ho provato a inserirmi il meglio possibile. Speriamo di mano a mano adesso sempre migliorare questa intesa con i compagni. E tu sei in Italia da quanto? Io sono da 8 anni, 7 anni mi sa. Quali sono gli aspetti del tuo gioco che dobbiamo ancora scoprire? Cioè, in cui la settimana scorsa, nell'ultima partita, hai dovuto magari un po' menarti proprio per questo motivo, che non conoscevi ancora i movimenti della squadra? Sì, diciamo che è mancato un po', potevo fare di più, un po' di iniziative, però. Cioè, di prendere un po' più di iniziative, però penso che il mio gioco più o meno è quello di provare a rubare un po' di palloni, gestire la palla bene e far giocare bene la squadra più che altro. Ha detto il mister che tu avevi come alternativa tattica, cioè nel suo gioco, dove le mezze ali tipo Palermo e Marchi si inseriscono molto, tu sei quello invece che non hai propensione offensiva, sei uno che sta un po' più dietro magari a dare equilibrio alla squadra, ecco. Sì, diciamo che io mi sento un giocatore che può fare tutte quelle due roba lì, cioè o inserirmi o anche gestire, e devo capire più o meno quello che il mister vuole da me, quello che la squadra ha più bisogno, e con più giorni di allenamento vedrò più o meno cosa seguirmi. Con i filmati abbiamo visto tanti lanci per Caracciolo, quindi anche tanti assist per il giocatore che poi va al tiro. Sì, quello sì. Diciamo che a me manca un po', mancato in queste ultime stagioni il gol, no? Oh, certo. Quello è mancato, sennò sicuramente
avrei avuto anche un po' più decisivo. Mi manca un po' essere più cattivo nella porta, ho avuto anche occasione di fare gol, però diciamo che la palla non è entrata. Spero quest'anno, con la Cremonese, di iniziare a fare anche quello, essere più completo su quello piano lì. Che è un po' che manca. Hai parlato col mister per venire qui o...? Cioè, prima mi ha chiamato, il mister mi ha chiamato dopo che avevamo fatto già, però penso di sì, cioè, avendo già avuto lui, certo. Proprio certo, no? Lui mi conosceva e sono stato anche contento per quello, è stato anche un motivo in più di entusiasmo per venire qua. Grosseto, la situazione era complicata un po'. Cioè, Grosseto, diciamo che... Sono arrivato lì, no, le idee non erano ben chiare anche della società, di modo di giocare, i giocatori che arrivavano, hanno provato a fare un mercato in tempi ristretti, allora ho dovuto adattare anche altri errori, dovevo fare anche altri errori che non erano miei per la squadra e diciamo non ho trovato la serenità, l'ambiente giusto, le condizioni adatte per non poter dire, per non poter dare una scusa di non essere andato bene. E qua a Cremona l'ho visto che c'era quella società che ho sempre sentito parlare bene, c'era il mister che lo conoscevo, secondo me ho tutte le condizioni per fare bene. Sei passato dal girone B al girone A, però adesso hai visto solo la Binolef, che non so sì. A che punto faccia testo, però insomma arrivi in un contesto se la società chiaramente ti devi guadagnare tu, sì. Il riscatto sul campo, è un progetto che prevede anche l'anno prossimo, qualche mese di assestamento, poi l'anno prossimo per la partenza senza nascondersi dietro un dito, insomma. Sì. Che mesi saranno per te, visto che a differenza magari di Pasi tu ti devi giocare una chance per te? Sicuramente la chance che gioco è per me in prima ordine, perché devo fare bene per me. Dopo sicuramente la società, facendo bene per me, la società avrà il diritto di riscatto su di me e sceglieranno loro quello che fare, però cioè, giocherò bene anche per me, quello sicuramente, anche per la società che mi ha accolto. Ecco, come ti presenti anche a livello fisico, sei a posto? Già? No, a livello fisico sono a posto, mi manca magari un po' il ritmo partita perché l'ultima partita l'ho fatta un mese e mezzo, due mesi fa a Livorno, un campionato difficilissimo. Sant'Arcangelo, dici. Esatto. È l'anno che ho segnato di più, l'anno che ho giocato come minutaggio di più. L'anno del Sudtirol pure, perché ho fatto gol pesanti. Come a Lecce, come qua ho fatto gol, però non serviva a niente perché abbiamo perso. E quando parlo della categoria conoscevi già diversi giocatori, ti stupisce anche vedendo poi gli allenamenti e vedendo i tuoi compagni come si allenano, arrivare in una squadra che sta rincorrendo le posizioni che contano, che ha fatto così fatica fino adesso, tu vista la classifica? Sì, mi stupisce perché comunque so la caratura di ogni giocatore, più o meno li conosco tutti e quindi ma ho visto anche gli ultimi risultati, le ultime strisce di risultati e tutti mi hanno parlato anche benissimo del mister che lavora molto molto bene e da quando è arrivato il mister anche i risultati si sono visti, quindi penso che dobbiamo proseguire. Ho avuto la fortuna anche di guardare la partita l'ultima contro il Binolef finché non mi ha abbandonato il wifi in casa, però l'ho guardata e ho visto una squadra, al di là come diceva prima che il Binolef magari non è un avversario che si può, però comunque anche nel Binolef penso che ci sono giocatori di categoria che, contro cui ho giocato come momenti pesanti, comunque Salvi, sono gente che ha fatto anche la Serie B, quindi al di là delle prestazioni a livello di squadra penso che è stato anche un ottimo risultato per la Cremonese.